Buonasera a tutti, io sono Stefano Del Nero e mi presento. Sono un insegnante, sono insegnante di scienze umane al Liceo Pertini e sono psicologo. Curo sia la parte scolastica, sono psicologo dello sport, sono un counselor, insomma, più o meno quelli sono i miei ambiti, diciamo, di applicazione. Sono un operatore di training autogeno e quindi in previsione del corso è sempre meglio, come dicevo, Bruna, scusate ancora, quando si fa qualcosa tendenzialmente è sempre, soprattutto quando si fanno degli esercizi, quando si applicano degli esercizi, in questo caso di rilassamento, è sempre meglio conoscere un po', no? Il quadro concettuale, il quadro teorico di cosa andremo a fare. E per chi verrà a fare il corso, come dicevo sempre Bruna, la giornata sarà dedicata una prima, l'ora, diciamo, giornata, una prima mezz'ora alla teoria dell'esercizio che andremo a fare. E la seconda mezz'ora alla pratica, proprio per cercare di essere consapevoli di quello che facciamo e anche per coinvolgere poi i partecipanti, no? E questa è un po' una prassi in psicologia che adottiamo, perché fare le cose in maniera meccanica si rivelano meno efficaci. Se invece uno capisce tendenzialmente quello che sta facendo, anche quali sono i correlati fisiologici e psicologici, viene tutto più semplice e anche ha più efficacia la tecnica. Ma vediamo un po' il training autogeno. Il training autogeno in realtà è una tecnica che nasce agli inizi del Novecento, è una tecnica piuttosto vecchia, però efficace e usata ancora oggi, soprattutto in ambito sportivo. Però tendenzialmente è una tecnica che può essere usata in ambito lavorativo per ridurre un po' lo stress del dipendente, ma anche del manager. Può essere usata nell'ambito della quotidianità per trovare un momento di rilassamento, perché diciamo che oggi come oggi, diciamo, lo stress è un po' qualcosa trasversale un po' a tutti, no? Magari una volta era tipico di certi lavori, adesso insomma siamo immersi in qualsiasi tipo di attività, la facciamo sempre in maniera così, veloce, spasmodica, eccetera, eccetera. Quindi, a prescindere dal lavoro, ormai lo stress sembra aver preso per piede, insomma, per tutti. Allora, è stato inventato da uno psichiatra, Schulz, Johannes Erik Schulz, e che pubblica appunto all'inizio del Novecento il suo primo lavoro su cos'è il training autogeno. Schulz, per un'informazione storica, ha fatto parte insomma della Wehrmacht. È stato preso poi prigioniero dagli americani e ha continuato il suo lavoro nei centri di recupero per i militari, per i veterani della Seconda Guerra Mondiale. Ha continuato il suo lavoro perché era efficace, era quello che ha sviluppato, è stato qualcosa di veramente utile, concreto ed efficace. Allora, il training autogeno non è solamente una tecnica di rilassamento. Chiaramente parte come all'apparenza come semplice tecnica di rilassamento, ma in realtà è una tecnica che sviluppa, diciamo, delle modificazioni sia a livello fisiologico che psicologico. A livello psicologico tendenzialmente dà una certa tranquillità interiore, costante, e in questo senso l'individuo si sente anche proprio più rilassato e più tranquillo. E questo cambia in un certo senso un po' i suoi modi di fare, un po' anche la sua personalità. Chiaramente non parliamo di cambiamenti, no, stravolgenti, però
diciamo, sono dei cambiamenti in positivo che sono dovuti solo proprio alla tecnica. È usata anche in psicoterapia, ma anche in psicologia del benessere, in questo caso lo usiamo appunto in psicologia del benessere. L'idea di Schulz era sviluppare una tecnica che riuscisse a rendere indipendente il praticante, indipendente dallo psicoterapeuta. Questa era l'idea, diciamo, iniziale. Chiaramente siamo nel 1900, adesso se qualcuno dovesse inventare qualcosa per essere indipendente dai medici, insomma, l'ordine dei medici distruggerebbe a livello legale, eccetera. Però siamo in un'epoca, insomma, dove ancora un po' romantica, ancora c'era un po' l'idea, no? Di trovare qualcosa per il bene, diciamo, di tutti. Comunque, è una tecnica che incide appunto attraverso la concentrazione, attraverso una focalizzazione mentale su aspetti psicologici e fisiologici. Cosa intendiamo per aspetti fisiologici? Per aspetti fisiologici intendiamo tutti quegli aspetti neurovegetativi, cioè tutti quegli aspetti che sono gestiti dal sistema nervoso autonomo. Ok, il sistema nervoso autonomo, ne parleremo tra un po', è quella parte del sistema nervoso che si chiama proprio autonomo perché gestisce la respirazione, il battito del cuore, cioè autonomo perché non è sotto il nostro controllo, ok? Ma reagisce alle nostre degli stimoli esterni che percepiamo, okay? E quindi dal punto di vista fisiologico, ad esempio, succede che molte persone soffrono, non so, di colon irritabile, oppure hanno dei crampi allo stomaco, soprattutto nei periodi in cui sono più nervosi, eccetera, eccetera. Ecco, la modificazione in senso fisiologico è proprio la riduzione di questi esiti, ok? E dal punto di vista psicologico, un miglior rilassamento mentale. Ok? Quindi è una tecnica che influisce nella totalità, diciamo, della persona, perché poi alla fine mente e corpo sono due entità che si integrano. Ok? Diciamo, per motivi scientifici, adesso non vado indietro a Cartesio, comunque c'è stato sempre una sorta di malinteso, no? Che la mente è una cosa e il corpo è un'altra. In realtà no, in realtà quando noi percepiamo a livello intellettivo qualcosa, lo riproduciamo inevitabilmente sul corpo. Perché siamo tutt'uno, non è che... era una metafora mente e corpo, in realtà mente e corpo sono legati, e quindi se noi agiamo o sul corpo o sulla mente, diciamo, riequilibriamo tutto il sistema. Questo è un po' anche l'idea di fondo. Sono ancora indietro, ecco, training, andiamo un po' nello specifico il significato del training autogeno, significa allenamento, chiaramente. Ecco, diciamo, l'efficacia del training autogeno risiede proprio nell'allenamento. Che significa? Significa che per apprezzare diciamo gli effetti della tecnica abbiamo bisogno di allenamento. Che significa? Significa che dovremmo dedicare 10, massimo 15 minuti al giorno negli esercizi che poi faremo. Ok? E diciamo, come in qualsiasi altro allenamento, non dobbiamo essere un po' pazienti, perché anche se i primi esercizi vedrete subito un effetto particolare, però il vero effetto si ha dopo circa un mese e mezzo in avanti, ok? In realtà degli effetti li vedrete, cioè li potrete scoprire già subito, però un effetto, diciamo, consolidato di rilassamento a livello psicofisico avviene con il tempo, ok? E quindi è questo il significato di training, cioè mettere un po' da parte il fatto che vogliamo tutto e subito, ma che ci deve essere proprio un percorso. Ripeto, non è un percorso che
che ruba chissà quanto tempo. Io lo so che adesso parlare di 15 minuti, boh, non so, forse è anche troppo, però in un certo senso bisogna ricavarsi un po' del tempo, no? Anche se vogliamo studiare, dobbiamo avere del tempo. Se vogliamo imparare un lavoro, qualsiasi cosa noi vogliamo fare, ha bisogno un po' di tempo. E questo anche. Però l'unica cosa è che tendenzialmente riesce a sostituire magari anche dei farmaci per certe cose che poi vedremo, e però bisogna lavorare su noi stessi, chiaramente. Ok? E autogeno intendeva che si genera da sé. Che significa? Significa che Schulz ha scoperto che facendo degli esercizi tipici, proprio sono sette fondamentalmente, quante sono le giornate, che vengono concatenati ogni volta. La prima volta facciamo il primo esercizio, la seconda volta primo e secondo, la terza volta primo, secondo e terzo, fino ad arrivare a fare tutti e sei in 10-15 minuti. Immaginate questa cosa. Però facendo questi esercizi, il fisico, la mente, genera da sé il rilassamento. Okay? Se poniamo delle caratteristiche, facciamo degli esercizi particolari, facciamo sì che il nostro corpo, la nostra mente, generi da sé il rilassamento. Okay? E questo è un po' il significato dei due termini, no? Training e autogeno. La conseguenza, appunto, di questa tecnica è che si hanno delle modificazioni sia fisiche che psichiche di senso opposto a quelle che generalmente abbiamo. Ok? Che cosa significa? Significa che per quello che ho detto prima, attualmente siamo in una specie di ingranaggio dove bisogna lavorare, continuare a lavorare e continuare a risolvere problemi, continuare a gestire, risolvere problemi e anche in un certo senso dimenticarci di noi, proprio per pensare a questi fattori esterni. E quindi ci troviamo, io ho usato queste due foto per una metafora, ci troviamo in questa condizione. Poi chiaramente c'è anche chi è fortunato e si trova in questa, ma così col training autogeno consolida questa situazione. Quindi le modificazioni sono da questo, diciamo, da questa situazione di agitazione a questa situazione di tranquillità. Questo è l'obiettivo, diciamo, del training autogeno. Ecco, vediamo un attimino dove agisce il training autogeno. Allora, il sistema nervoso è composto, diciamo, da due parti. Okay? Il sistema nervoso centrale, intendiamo appunto il cervello e il midollo spinale, no? E il sistema nervoso periferico, tutto ciò che si allontana dal cervello. Okay? Il sistema nervoso periferico è fatto da due sistemi, il simpatico e il parasimpatico. Noi ci concentriamo su questi due sistemi. A cosa servono questi due sistemi? Questi due sistemi fanno parte del sistema nervoso autonomo e innervano i vari organi, okay, del corpo. Il sistema simpatico serve a attivare, okay, ad eccitare. Okay? Il sistema parasimpatico serve a disattivare, okay, a rilassare. Facciamo un esempio. Quando siamo sotto stress oppure quando siamo arrabbiati semplicemente, no? Il cuore comincia a battere forte, no? Questa è una chiara evidenza dell'attivazione del sistema simpatico. Perché? Noi attraverso i sensi percepiamo gli stimoli esterni. Abbiamo percepito la frase di un nostro, ad esempio, collega che a noi non ci è piaciuta tanto. Questa attiva il sistema nervoso autonomo, quindi il sistema nervoso che reagisce agli stimoli esterni, quindi noi non possiamo farci niente, e per via delle emozioni attiva il simpatico, e il simpatico innerva tutti gli organi del corpo e attiva, ad esempio, il cuore.
facendolo battere più forte, perché siamo arrabbiati, perché non ci è piaciuto quello che ci hanno detto, eccetera, eccetera. Quando ci calmiamo, in qualche maniera, subentra il parasimpatico. Quando il cuore comincia a rilassarsi, a battere di nuovo, è perché è subentrato per qualche motivo, magari non so. Magari è venuto a scusarci, no? Parliamo del lavoro, che tanto è quello che usiamo lo stesso. E quindi, in un certo senso, abbiamo percepito le scuse e quindi ci calmiamo. Quindi, in quel caso, si attiva il parasimpatico. In linea generale, noi funzioniamo, con il concetto di omeostasi, in equilibrio, cioè l'attività parasimpatica e l'attività simpatica sono, se non ci sono problemi particolari, sono in equilibrio tra di loro. Ma se succede qualcosa di, insomma, uno stimolo che ci attiva, una, non so, richiesta del nostro capo impossibile secondo noi, da portare a termine nei termini stretti, no? Di un certo tempo, attiviamo il meccanismo fly or fight, lotta o fuga, cioè che significa davanti a un problema noi possiamo scegliere solo due opzioni dal punto di vista psicologico, o affrontarle o scappare. Ok? Quindi noi, se noi a prescindere se affrontiamo o scappiamo dal problema, attiviamo il sistema simpatico, perché abbiamo davanti un problema. Ok? Poi il problema può essere di lavoro, nello sport può essere una gara, nella scuola può essere una verifica, può essere un esame di maturità, eccetera, eccetera. Cosa succede quando si attiva il simpatico, parasimpatico? Ok? Quando noi siamo sotto stress, non facciamo altro che sollecitare sempre e comunque il sistema simpatico. Ok? Noi non ce ne accorgiamo perché non è che siamo delle macchine. Attenzione, si sta attivando il sistema simpatico, cioè insomma, è un meccanismo fisiologico proprio del sistema nervoso autonomo che vede un problema e ci attiva perché dobbiamo risolverlo in qualche maniera. A forza di continuare a essere sotto stress, il sistema simpatico prende il sopravvento sul sistema parasimpatico. Ok? E quindi continuiamo a essere nervosi. Abbiamo dei mal di testa, abbiamo delle contrazioni al collo, abbiamo dolori allo stomaco, dolori all'intestino. Quelli non sono altro che segnali di contrazioni involontarie del sistema nervoso autonomo perché, diciamo, il sistema simpatico è sotto sollecitazione da molto tempo. Ok? Perché noi abbiamo perso anche, diciamo, in questa epoca, diciamo, di grandi conquiste, eccetera, abbiamo perso anche il concetto del riposo. Noi, il riposo sembra qualcosa di optional, no? Cioè, va bene, se riusciamo ci riposiamo, se no noi dobbiamo andare avanti. Ok? Questa perdita di questo concetto fondamentale ci porta a essere costantemente attivati. E il concetto di partenza di Schulz, ma anche diciamo di altri psicologi e psichiatri, è che una mente eccitata, quindi attivata, quindi attivazione del simpatico, eccetera, eccetera, cosa produce? Produce un corpo in tensione. Okay, siamo rigidi, okay, noi magari non ce ne accorgiamo, però diciamo, ce ne accorgiamo attraverso appunto dolori addominali, dolori allo stomaco, dolori alla cervicale, diciamo sempre io soffro di cervicale, no? Poi in realtà fai una lastra e non c'è niente, cioè, non è la cervicale, nel senso sì, il dolore è cervicale, ma è stress. Okay? Quindi una mente eccitata dà un corpo anche eccitato, perché ricordatevi che siamo un'unica unità. Allora, Schulz pensò, ma se io chiaramente una mente eccitata non la posso, cioè non posso dire disattivati, no? Non ti eccitare. La mente non è costruita per ricevere
ordini negativi. Se io vi dico non pensate all'elefante rosa, tutti state pensando all'elefante rosa. Okay? Quindi noi non siamo progettati, la mente non è progettata per, non, cioè, per gli ordini negativi. E allora la mente non si può toccare. Allora cosa facciamo? Se sono collegati, allora rilasso il corpo. Ok? Se io riesco a rilassare il corpo, a questo punto anche la mente, se sono veramente collegati, si dovrebbe rilassare. Ok? Questo è un po' uno dei principi. Se io rilasso il corpo, faccio una modifica, cioè nel senso attivo, comincio ad attivare il parasimpatico che ho identificato, diciamo, da tempo immemore, da quando lavorare è diventata la cosa più importante della vita, una filosofia, ok? Quindi pensiamo a rilassare il corpo e il corpo si può rilassare. Ci proponiamo di stare fermi e ci diamo magari anche dei comandi per stare fermi e cominciamo a rilassare il corpo. Un altro principio è il fatto che noi per noi le parole hanno un grande potere suggestivo. Ok? Che significa? Significa che ci influenzano molto. Significa che se noi riceviamo i complimenti da una persona significativa a cui teniamo, stiamo bene. Se questa persona significativa a cui teniamo ci fa delle critiche, stiamo male. Così, siamo fatti così. Ok? Diventiamo nervosi, eccetera. Oppure, al contrario, se una persona ci fa dei complimenti, soprattutto se è una persona a cui teniamo, ci sentiamo bene, abbiamo un senso di benessere. Ok? Questa è l'evidenza che le parole per noi hanno un grande potere suggestivo. Hanno la possibilità di innescare delle reazioni. Un altro concetto è l'immaginazione. Ok? Noi, per quanto possa essere ingenuo dire sì, no, io capisco qual è la realtà e l'immaginazione, è solo una cosa ingenua, è solo un pensiero ingenuo, perché in realtà noi a volte non distinguiamo qual è la realtà e qual è la fantasia. Ok? Perché? Perché, diciamo, vi porto ad esempio due momenti. Il momento del sogno, ok? Dove noi, succede, no? Succede a tutti, di fare anche incubi, ma succede anche di fare dei bei sogni, no? Dei momenti in cui stiamo veramente rilassati, perché stiamo vivendo un senso di benessere totale. Quando ci svegliamo, la cosa a cui pensiamo è voler rientrare nel sogno, perché noi non abbiamo capito che era un sogno. Noi eravamo convinti di star vivendo qualcosa, ok? Quindi noi non riusciamo a discriminare tante volte la realtà della fantasia. Un altro esempio del potere dell'immaginazione è una strada buia di notte, ok? Poi ci sono persone che si fanno più suggestionare e persone che si fanno meno suggestionare, poi chiaramente ognuno è diverso dall'altro, però in linea generale, se noi camminiamo in un luogo buio, magari ci si ferma la macchina in una zona del genere, e dobbiamo rientrare a piedi, cominciamo piano piano a sentire cose che magari noi traduciamo male, no? Non so, un movimento di uno scoiattolo, non so, noi lo prendiamo come qualcosa di negativo, ok? Ci aumenta il battito cardiaco, aumentiamo l'attenzione, no? Per quanto noi ci definiamo coraggiosi, eccetera, eccetera, però anche certe situazioni ci danno una suggestione. Non siamo poi in realtà veramente convinti, insomma, di essere nella realtà. A volte, dicono chiaramente, a volte, perché se uno non riesce a stare nella realtà, insomma, ha qualche problema. Però in linea generale, molte volte non riusciamo a discriminare la realtà dalla fantasia. Quindi, altri due principi. Rilassiamo il corpo, più capacità suggestiva delle parole e capacità immaginativa. La capacità immaginativa ci fa calare in una situazione che, quando abbiamo paura, è una situazione negativa, ma se ci immaginiamo qualcosa di positivo, diventa positivo. Ok?
queste caratteristiche, la capacità suggestiva e immaginativa, vengono sfruttate dal training autogeno. Ok? Il training autogeno, gli esercizi si fondano su delle formule, delle semplici formule, adesso non è che dobbiamo imparare l'inferno di Dante per fare un esercizio, cioè sono veramente 5-6 parole che inizialmente le pronuncia il conduttore, cioè io, e poi a lungo andare, chiaramente poi io darò il vocale dell'esercizio e voi potrete esercitarvi a casa, nella vostra intimità, insomma, un posto comodo, veramente, riascoltando queste parole. A forza di riascoltare poi le imparerete, le memorizzate, insomma, ok? Se io, parlando di condizionamento, associo una formula, quindi uno stimolo X, a un'induzione di a una situazione di rilassamento, quindi risposta Y, nel tempo si genera un condizionamento, no? Questa l'ha scoperto Pavlov, fisiologo russo, con il suo esperimento del cane, il cane di Pavlov, non so se l'avete, esatto, se l'avete mai sentito. Lui praticamente associava una campanella, no? Aveva un cane, suonava la campanella e faceva vedere il cibo, ok? Il cane inizialmente sentiva la campanella e andava a mangiare, sentiva la campanella e andava a mangiare, aveva creato un condizionamento. A un certo punto ha levato il cibo, suonava solo la campanella e cominciava la salivazione, anche se non c'era il cibo. Ok? Quindi la campanella era diventata uno stimolo che l'aveva condizionato. Noi più o meno possiamo essere condizionati un po' dalla cultura, no? A mezzogiorno, no? Io sono di Roma, diciamo alle 1:30, 2, comincio a sentire fame, no? Noi magari più si va a nord, più è a mezzogiorno, non so, in Svezia alle 11, vabbè, comunque, così. Si crea un condizionamento, noi lo creiamo apposta al condizionamento. Quindi, creato questo condizionamento, una volta che ci diciamo, il training autogeno è utile perché lo possiamo usare una volta che l'abbiamo acquisito in tutte le situazioni. Lo possiamo usare in bus, in treno, lo possiamo usare prima di una riunione di lavoro. Io conosco colleghi che magari gestiscono, dirigono altri psicologi e prima, sapete che cosa è? Le riunioni di lavoro sono un po' come le riunioni condominiali, possono essere noiosissime o possono essere anche stressanti. Allora c'è qualcuno che lo usa come prima 5 minuti, si rilassa e poi iniziamo la riunione. Ok? Per dirvi l'importanza proprio che ha il training. E quindi dicevamo stimolo, formule che ci ripetiamo, risposta, le ripetiamo in una certa posizione, in una certa situazione, a lungo andare crea il condizionamento. Quindi quando io faccio il training autogeno, un mese e mezzo, quando comincio ad acquisirlo, io quando sono in treno, quando sono fuori ad aspetto il colloquio di lavoro, io mi posso ripetere le stesse parole, perché ormai l'ho acquisito, e entro in uno stato di rilassamento, perché è un condizionamento che abbiamo preparato prima. Ok? Io ho anche degli atleti, è un po', diciamo, noi come psicologi dello sport, diciamo, abbiamo portato un po' delle strategie, no? Perché l'allenatore pensa, diciamo, alla parte tecnica e tante volte vediamo l'allenatore che dice all'atleta rilassati, sì, ma gli ha dato gli strumenti per rilassarsi, non basta dire rilassati, stai calmo, sarebbe troppo bello e noi non serviremo a niente, quindi no, non funziona così. Bisogna creare i presupposti del condizionamento. Allora, quando io faccio lezione degli atleti e faccio training autogeno degli atleti, li preparo mesi prima della gara o dell'impegno. Perché? Perché ci vogliono un mese e mezzo, due per consolidarlo. Dopodiché, nello spogliatoio, poi puoi fare da tutte le parti. Una volta che l'hai consolidato, puoi farlo. Allora sì, puoi dire sì, mezz'ora prima, rilassatevi e poi riattivatevi. Okay? Perché è una cosa che deve essere costruita. Quindi, questo principio di condizionamento ha bisogno di uno stimolo e di una risposta.
questo stimolo inizialmente è una voce guida, che sarebbe la mia, e dopodiché a forza di sentirlo, allora ci sono persone che lo usano per sempre, no? Perché tante volte siamo anche stanchi e quindi non ci abbiamo voglia di ripetersi, allora c'è qualcuno che ce lo dice e ci rilassiamo. Altrimenti invece in certe situazioni dove siamo ancora più freschi ma ci vogliamo rilassare, ormai lo sappiamo a memoria perché a forza di sentirlo sono veramente quattro parole, lo usiamo anche da soli. Questi sono i sei esercizi. Gli esercizi, proprio per il fatto della suggestione, della capacità, diciamo, di suggestione che attiva gli organi, il nostro attraverso il sistema autonomo, simpatico e parasimpatico, attivano certe parti del corpo. Schulz, con l'esercizio numero 1, con la pesantezza, voleva rilassare i muscoli. Voleva occuparsi della muscolatura. Perché? Perché l'ho detto prima, no? Una mente eccitata dà un corpo in tensione. Se noi questo corpo lo rilassiamo a livello proprio muscolare, che è, diciamo, la maggior parte del corpo, escludendo le ossa, cominciamo a iniziare bene. Poi c'è il calore, in questo caso attiviamo la circolazione, la vascolarizzazione attraverso questo processo. Poi c'è il cuore, quindi ci rivolgiamo al cuore, il respiro, polmoni, il plesso solare, che è un complesso di gangli, poi vabbè, poi per ogni esercizio, vi ripeto, c'è sempre una mezz'ora di teoria e poi facciamo un esercizio, che in sostanza regola gli organi addominali, intestino, stomaco, fegato, eccetera, eccetera, e la fronte, ok? La testa. Il principio del training endogeno è definito il principio di azione, commutazione. Che significa commutazione? Commutazione significa cambiare uno stato di cose consolidato, no? Un'abitudine. Noi siamo abituati a essere, diciamo, a reagire in maniera forse troppo aggressiva perché siamo abituati nel tempo. Ecco, il training endogeno è un ricondizionamento, una ristrutturazione cognitiva, ok? Quindi prima di effettuare il training endogeno possiamo definire il nostro stato come un triangolo, cioè abbiamo un problema, ci preoccupiamo, andiamo in ansia e ripensiamo al problema. Ci preoccupiamo, andiamo in ansia e ripensiamo al problema. Questo è, ok? Con il training autogeno abbiamo la possibilità di commutare la situazione e abbiamo un problema. Facciamo il training autogeno che ci dà con il rilassamento una percezione di distacco. Avere una percezione di distacco dal problema, perché siamo tranquilli e rilassati, ci dà la sensazione di ridurre l'ansia, che in realtà non è una sensazione, è proprio una riduzione, e affrontare meglio, più concentrati, il problema. Quindi da un triangolo diventiamo un rettangolo. Ok? Questo è un po' il principio della commutazione. Cambiare i nostri processi. Disadattivi, chiaramente. Training endogeno, cioè, non cambia cose che funzionano. E dal punto di vista fisiologico cambiano anche le relazioni tra strutture, ok? Che significa a livello neurovegetativo? Significa che il solito dolore, il crampo allo stomaco, a forza di fare training autogeno, nel peggiore delle ipotesi si riduce oppure scompare, ok? E poi, appunto, quello che abbiamo visto prima, riusciamo a rilassarci per migliorare la concentrazione e per risolvere il problema. Ok? Questo è un po' il concetto di commutazione. L'obiettivo del training autogeno non è altro che riacquisire l'equilibrio tra sistema simpatico e sistema parasimpatico. Non è niente, non è né una magia, né diciamo, il training autogeno è stato riconosciuto a livello scientifico come tecnica, non è qualcosa di, non so, stavo dicendo meditativo, in realtà stanno scoprendo che anche la meditazione ha dei correlati
fisiologici e neurologici, però diciamo non sono pratiche così un po' inventate, derivano proprio da degli studi specifici. Okay? Tendenzialmente il training endogeno aumenta il rilassamento, che aumenta l'attenzione, che aumenta la concentrazione. Questo è, insomma, in sostanza. Ok? Ecco. L'allenamento del training endogeno è un allenamento a non fare. Ok? È un po' in controtendenza alle nostre abitudini. Se è molto in controtendenza alle nostre abitudini, ci possiamo spiegare perché siamo lì. Che siamo abituati a fare. Il training endogeno è controintuitivo. Tu ti alleni a non fare niente attraverso le forme, ok? Poi chiaramente non è che uno si allena a non fare niente tutto il giorno, 15 minuti, non è che insomma le vostre prestazioni rimarranno, cioè non è che uno con training endogeno basta. Questo qua prima era un dipendente modello, adesso fa training endogeno, non fa no. Anzi, migliorato, ok? Attraverso il training endogeno abbiamo questo esercizio, questo allenamento nel distaccarci, diciamo nell'abbandonare questa abitudine costante, non so, deriverà forse dal puritanesimo, forse anche dalla religione, forse all'abitudine a pensare di fare, di controllare, di gestire, di invece l'endogeno ti dice no, fermati, rilassati, stai calmo e osservati, ok? Un altro principio su cui si basa è l'idioplasia, ma ne abbiamo parlato, solo che non l'ho definita, ok? L'idioplasia non è altro che la capacità della psiche, della mente, di modificare il corpo, ok? Appunto, nel senso che lo vediamo molto il concetto di idioplasia quando ci arrabbiamo. Quando qualcuno ci dice qualcosa, io modifico subito il mio corpo. Comincio a battere, il cuore comincia a battere, comincio a non avere più fame, a prepararmi appunto al fly or fight, combatti o fuggi. Chiaramente non è che dobbiamo combattere, nel senso, però già un confronto è una specie di combattimento, no? Non siamo a livello, per fortuna, insomma, quei momenti li devono passare, insomma, in linea generale. E quindi se io penso, cioè sto pensando, sono arrabbiato, io sto modificando il mio assetto fisiologico. Così come quando una persona a noi cara ci abbraccia e io mi rilasso. Ok, parte sempre dalla mente, quindi è idioplasia, cioè la capacità della mente di modificare il corpo. Ok? Quindi, i principali risultati: equilibrio neurovegetativo, tranquillità e molti meno disturbi, diciamo, fisici, nel senso calmi, dolori della cervicale, eccetera, eccetera, uno stato di calma. E modifiche di personalità, come vedete all'inizio, non è che uno, vuol dire, cambia, no? Un'altra persona, pare magari, però non è che insomma, personalità è giusto che abbiamo la nostra e quella deve rimanere. Modifiche di personalità si intende che diventiamo più pazienti, si intende che quando andiamo a parlare, non so, con il nostro capo ufficio, che odiamo, perché è arrivato uno nuovo, fino a ieri ce n'avevo uno che compiendo d'accordissimo, invece quest'altro ha delle proprie idee, giustamente, ma prima di andarci a parlare faccio un po' di training endogeno, o comunque lo faccio tutti i giorni, divento più accettante, più paziente, più, ok? In questo senso modifiche di personalità. Dal punto di vista medico, questi sono i vari disturbi per cui diciamo è consigliato il training endogeno, ok? Gastrite, colon irritabile, tachicardia, disturbi d'ansia, disturbi del sonno. Ad esempio, anche per i disturbi del sonno, è molto utile usarlo anche quando ci sono le notti che stiamo là e guardiamo al soffitto. Vabbè, mezzanotte. Okay. E è utile perché fa parte comunque dell'allenamento, ma la mente ha un altro limite.
è che non può pensare a due cose contemporaneamente. Ok? Se noi ci concentriamo e facciamo un training ad oggi ogni giorno, questo si raccomanda da Schulz, poi dall'altro mi dice bravo, che stai dicendo? Cominciamo a ripetere le formule e quindi non riusciamo a pensare ad altro. Ok? E quindi vi assicuro, perché io l'ho fatto, sono diventato operatore 5 anni fa, da allora in poi non l'ho più abbandonato, e quindi vi assicuro che se succede che qualche notte siete nervosi, eccetera, cominciate le formule, vi addormentate e non ve ne accorgete neanche. Ok, chiaro, non vi assicuro di dormire 8 ore, però magari sono le 2 e vi svegliate alle 5, ma stavo dicendo... E questo vi capiterà anche nel fare gli esercizi. Può succedere, questo poi lo dico dal primo esercizio in poi, che magari io parlo, e mi succede spesso, e qualcuno a un certo punto si addormenta. Può succedere, è un esito normale, non si deve preoccupare. Si addormenta e poi riprende, cioè mi risente dopo un minuto e io sono intanto andato avanti con la formula. Cioè può succedere che uno sente, ascolta, ripete, poi e poi siamo passati al terzo esercizio. Cioè, ma io ero al primo esercizio, adesso sono al terzo. Ok? E vi dico anche la verità, per me vedere le persone che si addormentano alle mie conduzioni mi fa anche piacere. C'è stato lo scorso anno una persona che purtroppo aveva un po' rovinato la concentrazione perché cominciava a russare. E allora, poi quando è finito tutto, e lui ma io non russo, cioè tutti gli altri, insomma, ok, però ho detto, vabbè, non ti preoccupare, va benissimo, nel senso che sei rilassato, significa che va bene, ok, quindi per dire no, anche gli studi del sonno. Fobie e stress, vabbè, questo insomma, abbiamo. Fobie perché col training autogeno poi... verso l'ultimo vi dirò qualcosa sui proponimenti, sui cosiddetti proponimenti, e vedremo che potreste cambiare delle piccole paure, delle cose, magari paura di parlare in pubblico, eccetera, eccetera. Col training autogeno si può modificare certe nostre paure, però chiaramente prima bisogna acquisirlo, prima bisogna fare tutti e 6 gli esercizi, ok? Questo lo usiamo anche i proponimenti molto nello sport, no? Ci sono persone che magari non sopportano i grandi campi con tanta gente, no? E sono ansiose per quello, allora agiamo sui proponimenti proprio su quel problema. E dopo un tot di tempo riescono a superare questa cosa. Ecco. Qui è un piccolo consiglio, bisogna abbandonare la tendenza ad essere protagonisti per diventare spettatori di noi stessi, per generare l'autogenia, ok? Dobbiamo lasciare accadere, dobbiamo abbandonare il discorso di controllo, di gestione che ci contraddistingue, ma lasciare accadere, darci quei 15 minuti, 10-15 minuti di tempo per noi stessi. Training autogeno appunto è utile anche nella vita di tutti i giorni, vabbè, quello che ho detto fino adesso, scaricamento dell'ansia, recupero della capacità di concentrazione e di memorizzazione, perché se siamo più tranquilli riusciamo a essere focalizzati meglio su qualcosa, no? Perché quella è una conseguenza, riduzione dei riflessi psicosomatici e maggiore serenità e distacco dai problemi. Si può usare in ambiente sportivo, lavorativo o artistico, e per chi non ha particolari problemi, eccetera, eccetera, lo usa per il suo benessere, insomma, previene, ok? Prevenzione. Ok. Controindicazioni non è per tutti, in realtà poi sono pochi, insomma, non è per malati psicotici. Per psicotici intendo persone che soffrono di dissociazione, non soprattutto Jack di Mr. Hyde, cioè pensarsi di essere schizofrenia, malati psichiatrici gravi. Perché il training autogeno ti porta a stare con te stesso, e queste persone quando cominciano a entrare in se stessi cominciano a entrare in un mondo fantastico, in maniera anche negativa, non è bello, insomma,
chi ha avuto infarto, perché quando si attiva il rilassamento cominciamo a rilassarci veramente e anche il cuore comincia a battere più lentamente e quindi magari non è meglio, cioè meglio non incidere un po' su quella parte. Colite, ulcero, emorragica, perché quando facciamo l'esercizio del calore andiamo a sollecitare i vasi sanguigni, no? Però ecco, sono due, tre, e soprattutto ecco, dal punto di vista psicologico, per le persone che non hanno una sufficiente motivazione, cioè se tu fai tanto per farlo non fa effetto, nel senso, ma anche in medicina, se uno non vuole seguire una cura, ok, prende qualche pastiglia, quella, la motivazione è fondamentale. E le ultime tre tastine, perché cosa ci porta poi in realtà il training adogeno? Perché rivolgiamo l'attenzione a noi stessi, ok? E non più magari sempre ai soliti problemi, sempre al lavoro, sempre agli altri, ok? Cominciamo ad accorgersi un po' di noi stessi, questo un po' è soggettivo, poi c'è anche sentivo che andate in palestra, quindi voi vi rivolgete già al vostro benessere, no? Però ci sono persone che magari sono molto focalizzate solo sul lavoro, ok? Iniziamo un percorso di autoconoscenza, perché osservarci significa imparare qualcosa di noi che magari non abbiamo mai saputo. Capire come riusciamo a rilassarci è un qualcosa di nuovo. Capire come batte il nostro cuore è un qualcosa di nuovo. Non per tutti, ovviamente, sono persone che si autoconoscono già da tanti anni, però in linea generale può essere un momento di autoconoscenza perché negli esercizi ci auto-osserviamo. E infine cominciamo a invertire questa abitudine all'attività continua. Ok? Chiaramente noi non siamo come delle macchine, io capisco che ormai la tecnologia ha preso il sopravvento, però tante volte usiamo un po', associamo le macchine a noi stessi, no? Ci pensiamo come delle macchine, ok? Però noi non siamo come delle macchine, abbiamo bisogno del riposo, ok? Ripeto, se vogliamo andare nella cultura, ma possiamo dire dai, al sud si riposano un po' troppo, no? Beh, non è una questione anche culturale, no? Siamo paesi, regioni dove si lavora di più, paesi dove. Però anche lavorare tanto e troppo in maniera esagerata non è qualcosa che ci può portare a un benessere. Ok? Basta. Io ho terminato, sono le 6:20. No, ci vediamo mercoledì allora. Sì, allora chi viene mercoledì, io gli do solo questi due fogli da compilare. La testa? Sì, con la testa. Sì, no, no, è così che sì. Si combina la Ok. Sì, vorrei portare solo una questione. Uno è un questionario perché io ho gli effetti del mercoledì. Sì, la guida dalle 5:45 alle 19. Dove si tiene? Sì, qua dentro, sì, ma i tavoli. Lei vuole? Sì, allora, mi sembra che, non so se lo. No, vi consiglio, perché l'ultima volta avevo mandato la mail. Cosa? No, vabbè, cioè, non mi aspetto nulla di buono. Ah, bisogna avere un comodo, è chiaro. Io l'ultimo corso c'era anche gente che staccava dal lavoro, quindi Ah, stavano seduti per terra, sì. Un materassino sarebbe da yoga, un materassino comunque, e chi di voi è freddoloso ha anche una copertina. Perché? Perché ci stiamo rilassando e quando ci rilassiamo la temperatura si abbassa. Se invece non siete freddolosi, Grazie, ragazzi, buona serata a tutti, ci vediamo. Sì. Grazie.
sì, perché c'è l'esercizio. Non so, no, quali ti lasci fuori, sì, quali ti lasci fuori. Sì, sei volte. Sì, perché sono sei esercizi per renderli un po' autonomi. Cioè, io mi sto trasferendo in una conferenza, poi si sì, autonomo da solo, diciamo. Grazie. Poi ci sarà, aprirò da un articolo di un canale Classroom dove inserirò queste lastrine che presenterò per ogni esercitazione, ogni esercizio. Cioè una parte teorica e una parte pratica. Sempre questo discorso che bisogna essere consapevoli di quello che si fa, bisogna essere. Il costo dobbiamo. Sì, ma io non entro su questa cosa, no, no, dovete fare con loro. Grazie, molto interessante. Io, insomma, è il mio lavoro, la mia passione anche.